L'edizione di Cagliari Online, il TG Web Flash di CastellonOnline.it, quest'oggi ci porta all'interno della Fly Divani. È un'azienda sarda che ha sede a Pirri. Buon pomeriggio, ci troviamo con Luca, un collaboratore dell'azienda. Come sta andando quest'anno la fiera? Obiettivamente poche presenze, questo proprio è un dato di fatto. Voi storicamente ci siete da parecchi anni. Questa è la settima edizione. Settima edizione? Mai visto una cosa del genere. Poca affluenza di... Se ti giri puoi vedere che non c'è nessuno e oggi è domenica. Guardiamo qua fuori. Poca affluenza di visitatori, sì. E... Poca pubblicità. Secondo me è stata poco pubblicità. Questo è un... Questa è una pecca. Perché le persone penso che non sappiano e poi si paga 3 euro per vedere nulla. Noi ci crediamo, ci abbiamo speso. Qualcuno diceva anche durante la fiera Natale si facevano magari più affari, sì, si stava meglio. Paradossalmente più gente, è vero. Noi abbiamo un'esposizione che comunque... Questa è la vostra azienda, sì, praticamente vendete... dei bei prodotti, made in Italy, ci impegniamo, investiamo. Però non abbiamo proprio la persona, non abbiamo l'acquirente, non abbiamo il visitatore che può essere interessato. Quest'anno è stato detto anche in conferenza stampa, sì, che la fiera è moribonda, fa sangue da tutte le parti. Che cosa bisognerebbe a questo punto fare? Io, voi come espositori? Per me darei più spazi, insomma dare la possibilità anche agli espositori che sono in difficoltà, pagando una cifra simbolica, ma comunque di riempire anche il piazzale, anche se sono palloncini, anche se sono bancarelle di caramelle, però ci deve essere gente. Infatti il problema è anche legato al caro affitti, sì, le locazioni che hanno dei prezzi abbastanza elevati. Proibitivi. Un augurio. Buonasera, prego, buonasera. Un augurio a questo punto per chiudere questo aggiornamento flash di Castello Online, quale potrebbe essere? Adesso intanto siamo al terzo giorno, ma la prospettiva è molto mediocre, devo essere onesto, è molto mediocre. Speriamo che col prossimo ponte arrivi qualcuno e che pubblicizzino, comunque, questo è importante. Cioè far sapere che questa fiera è aperta, perché c'è stata una pubblicità negativa, non so, non deve aprire, deve aprire, chiude, fallita, e questo ha fatto sì che le persone da Nuoro magari non vengono, da Oristano dicono non facciamo un viaggio a vuoto, però noi espositori abbiamo pagato, giustamente. Grazie per ora, buon lavoro. Grazie.